Bene amici di HD Blog, Wico vuole entrare veramente in maniera aggressiva nel mercato italiano e ci propone questo Iggy a 99 euro, veramente ben spesi. Eh sì, proprio 99 euro spesi bene, adesso andremo a vedere perché. La confezione è una confezione abbastanza classica, con il cavo USB, micro USB, il carica batterie, carino come design, e poi le cuffie auricolari, direi nella media delle confezioni che troviamo su questo tipo di telefoni. Abbiamo anche il manuale rapido, un pochino più ciccio, un po' meno rapido del solito, e ecco qua il telefono. Nel frattempo premiamo il pulsante di accensione che è posto qua a destra, si sta accendendo, ma volevo far vedere anche il retro della scocca, perché questo Iggy è anche un telefono dual SIM, due gli slot per la micro SD e poi la batteria da 1600 mAh, che nonostante il valore basso rispetto agli standard odierni garantisce un'autonomia veramente notevole. Io con l'uso stress che faccio solitamente del telefono ho fatto un giorno, ma l'ho spento la sera con ancora il 20% di autonomia, si riesce tranquillamente secondo me a farne due. Lato destro con il pulsante accensione e spegnimento, sotto col microfono, lato sinistro i pulsanti per il volume, sopra la presa micro USB, il jack per le cuffie, dietro la fotocamera che è a 5 megapixel e oltre ad avere il flash LED che vedete qua è anche autofocus. Davanti i tre tasti touch qua sotto sul display, poi la camera anteriore da 1.2 megapixel, il sensore di luminosità che funziona bene, quello di prossimità, tra l'altro i tasti qua sotto soffrono un po' del bug che affligge tutti i telefoni con processore MediaTek, per questo è un telefono con processore MediaTek, ovvero quando mettiamo il telefono in vibrazione o in silenzioso non vibrano più, quindi si perde il touch di questi tre pulsanti. 135,5, 68 mm la larghezza, 11,1 lo spessore per 154 grammi, che però sono ben distribuiti, soprattutto il telefono, visto che la parte posteriore è di plastica gommata, si tiene veramente bene in mano, vedete, si riesce a raggiungere quasi tutto il telefono grazie al display che è un 4.5 pollici di diagonale. Definizione 848x480 pixel, 218 ppi, allora rapportato al prezzo è veramente un ottimo display, perché si vede molto bene anche la luce del sole, la luminosità è elevata, ovviamente in termini assoluti ha dei neri un po' tendenti al grigio, magari entriamo subito nella galleria, nella pagina di test, per vedere sia la palette colori che vengono ben rappresentati. Per quanto riguarda l'angolo è abbastanza buono, modifica leggermente i colori quando lo ruotiamo sull'asse verticale, ma direi che è una cosa abbastanza ininfluente su un telefono di questo tipo. Qua un'altra immagine per valutare se i 4 terzi vengono, se i 16 noni scusate, vengono ben rappresentati, e poi il classico test dei neri, e qua magari lo vedete poco perché c'è luminosità nello studio e soprattutto la fotocamera un po', la videocamera un po' filtra, ma ha dei neri non particolarmente profondi. Bello il fatto che è colorato, è disponibile mi sembra in quattro colorazioni, ha anche il LED di notifica qua in alto e la fotocamera da 1.2 megapixel. Ma cosa fa muovere tutto questo telefono? È il MediaTek come processore, l'MT6572, 1.3 GHz dual core, scusate, architettura A7, quindi per questo che un dual core non ha delle performance così eleganti, così elevate, ma consuma poco e costa poco, comunque fa girare molto bene tutto il telefono e lo vedremo subito. Dual band per quanto riguarda la connettività di HSPA Plus, con 21 megabit per secondo in download e 576 in upload, 3 bande Edge. La doppia SIM viene gestita molto bene sia per quanto riguarda la personalizzazione del nome, il numero di telefono, lo sfondo, il colore di ogni SIM, sia per quanto riguarda la SIM predefinita, quindi per ogni ambito possiamo definire la SIM predefinita. Tra l'altro, connessione dati in 3G possiamo switcharla su SIM 1 o SIM 2 cambiando la modalità della videochiamata, infatti il telefono fa anche la videochiamata. Per quanto riguarda la versione Android è la 4.2.2, il wifi funziona bene. Andiamo a vedere la parte relativa alla memoria. Nelle applicazioni valutiamo la RAM, che è di 512 MB, vedete qua sotto
quando si caricheranno tutte le applicazioni in uso, la RAM praticamente all'accensione, mentre se andiamo a vedere la memoria ci accorgiamo che sono solo 4 GB di memoria, così suddivisi tra spazio di archiviazione interno e spazio diciamo per l'utente sul telefono, però è possibile mettere una micro SD come ho fatto io e far andare i programmi sulla micro SD dando disco di scrittura prefinito proprio la scheda SD. Alzo un pochino la luminosità e lo facciamo direttamente da qua, la alziamo un pelino, sì, non la metto automatica per non dare problemi alla videocamera che sta riprendendo. Il GPS prende bene e col cavo dati possiamo collegarlo in MTP oppure PTP. Parliamo del software, che è praticamente Android stock. Vedete, non posso fare grandi personalizzazioni, non ho la possibilità di modificare il numero delle schermate iniziali. Se entro nel menu abbiamo tutte le varie icone e poi iniziano i widget, ma c'è una chicca su questo Iggy, ovvero la possibilità di ricerca. Se io vado nelle impostazioni, io adesso non ho attivato Google Now, la ricerca sul telefono è estesa praticamente a tutti gli ambiti del telefono: calendario, contatti, email, file manager, messaggi, e sono pochi gli Android che possono vantare questa funzionalità. Parliamo della parte telefonica. Qua, se abbassiamo la tendina, possiamo decidere con che SIM chiamare, oppure far chiedere sempre al telefono con che SIM chiamare. Forse un po' grande il dialer, ma c'è la ricerca rapida in rubrica chiamata e videochiamata. Adesso facciamo partire la chiamata, attiviamo il viva voce e alziamo il volume al massimo. Benvenuto in Vodafone. Il volume non è altissimo, difficilmente riusciamo a fare una chiamata in viva voce, ma la possibilità di registrare la conversazione c'è, e soprattutto dall'altoparlante di sistema si sente molto molto bene. La ricezione direi che è nella media, soprattutto dall'altra parte ci sentono bene. Andiamo nella messaggistica così da valutare la tastiera. Ecco, ho sbagliato io e riesco a digitare in maniera veloce. Ho specificato che ho sbagliato io, perché con questa tastiera, in realtà in questi 3 giorni che l'ho usato come mio telefono principale, veramente non ho perso quasi mai un colpo. Segno che il touch è veramente ben reattivo ed efficace. Ok, annulliamo il messaggio, andiamo qua nelle email. Il client è quello classico di Android 4.2, entriamo in questa mail che avevo già aperto in precedenza. Mail HTML con il solito problema del pan, bisogna spostarsi un po' in tutta la mail per riuscire a leggerla. Col pinch out non si rimpicciolisce, ma come vedete è molto fluido, si riesce a gestire bene il client mail, non ha problemi. Pop, IMAP, HTML, tutto ben supportato con questo piccolo limite. Parliamo del browser web, ci entriamo subito. Ok, HDBlog era già di default, ormai è diventato un must delle nostre prove, ovviamente essendo il sito per cui collaboro, e ho aperto anche The Verge. Magari lo chiudiamo così lo riapriamo dopo, per mettere un pochino più in difficoltà il telefono. Allora, avete visto, il caricamento è stato abbastanza rapido, lo zoom non è male, anche lo spostamento nella pagina, i bianchi sono belli, quindi direi che è una navigazione web che dà soddisfazioni, sempre rapportati 99 euro, veramente direi una navigazione web al top di questa fascia. Apriamo The Verge, dovremmo avercelo, no, c'è la versione mobile nella cronologia. Gli diamo il .com e gli diamo anche il sito in desktop. Adesso siamo collegati sotto wifi, ma anche sotto 3G devo dire che si comporta bene, pur non essendo 42 megabit per secondo, ma solo 21 non si sente questa gran differenza. Ecco che si è caricato The Verge. Vediamo cosa succede se zoomiamo e facciamo il doppio tap. Vediamo se c'è il resize del testo alla larghezza dello zoom. Sì, c'è, quindi una cosa molto positiva. Torniamo indietro, qualche piccolo decimo di secondo per caricare, per renderizzare la pagina, ma vedete, la fluidità è buona. L'unica cosa, la risoluzione di 848x480 fa sì che dobbiamo fare un leggero zoom per riuscire a leggere le scritte più piccole. Però vedete, poi alla fine la definizione non è nemmeno così male. Usciamo in maniera brutale. Gaming, allora, unico comparto dove i 99 euro si sentono. Impossibile giocare con soddisfazione giochi 3D complessi, Real Racing praticamente ingiocabile, quindi non ve lo faccio vedere.
Passiamo invece alla parte fotocamera, che di solito è il comparto più sacrificato nei low cost, ma qui la qualità fotografica è veramente da fascia media, non da fascia bassa. Mettiamo il nostro buzz orizzontale, gli facciamo una foto, ho già attivato il flash perché sono vicino. Ovviamente è presente l'autofocus, andiamo a vedere le impostazioni che sono le classiche, le troviamo in tutti i telefoni che hanno questo software che gestisce il processore MediaTek. Qua però è un software che funziona bene, fino a 4 megapixel se utilizziamo lo schermo a 16 noni, a 4 terzi invece possiamo arrivare fino a 5 megapixel, segno che la fotocamera fa un crop dell'immagine. Qua le possibilità video, gira video fino a 720p, HDR e panorama sono supportati. Andiamo però a vedere com'è il risultato delle fotografie. Vedete, questo è il risultato dei 512 MB di RAM, che a volte quando torniamo nell'home page dopo che abbiamo usato programmi un po' tosti in background, ricordiamo che avevamo il browser aperto, deve ricaricare la pagina, ma ci ha messo poco a farlo. Entriamo quindi in galleria dopo aver visto le immagini di test. Non vi ho fatto vedere quella delle cabine, dove di solito capite i colori come vengono riprodotti, e qua vengono riprodotti bene. Stavamo dicendo, entriamo nelle foto fatte con la fotocamera. Questo è il nostro buzz che abbiamo appena fotografato. Vedete, non male come particolare, quello che dicevo prima, una fotocamera che è più da medio di gamma che da base di gamma. Queste sono foto che ho fatto praticamente al buio, solo il pacco illuminava la stanza, e anche qua non si è comportato male. Qua è invece una foto fatta con tanta luce, guardate i dettagli, anche se zoomo tanto devo dire che la camera li ha catturati tutti, e soprattutto sono orgoglioso di una foto che ho fatto, questa, guardate, con un bel effetto sfocato di sfondo, è una macro con le foglie veramente messe ben a fuoco. La galleria gira bene, guardate come è fluida e veloce, anche fare lo zoom in, zoom out, non ha nessun tipo di problema, quindi una fotocamera che mi sento di promuovere, anche se vado qua a vedere le aberrazioni che abbiamo ai lati della camera, ci sono, ma sono veramente poco invasive, diciamo così. Questa è una foto fatta completamente al buio, segno che anche il LED funziona bene. Per quanto riguarda i video, vi faccio partire questo, ovviamente poi lo trovate nella pagina della prova. Anche questi non sono male, partito con una macro e ha messo ben a fuoco, ogni tanto mette a fuoco e toglie dal fuoco in maniera random, ma devo dire che i video a 720p non sono niente male, anche l'audio viene catturato bene. Per quanto riguarda invece la possibilità di riprodurre i video, entriamo qua nella classica schermata di test, andiamo sul 1080p, lo facciamo partire. Allora, qualche frame lo perde, vedete c'è un minimo di scattosità sui 1080p, però comunque il video si può vedere, non è come quei telefoni che hanno un frame al secondo, qua ne perde qualcuno. Se abbassiamo la definizione sicuramente il telefono va fluido, per esempio su questi DVX di test, vedete, nessun problema, e anche l'audio viene riprodotto bene. Unica cosa, l'altoparlante qua al posteriore, se lo appoggiamo su una superficie che assorbe il suono, ovviamente si perde un pochino. Andiamo a ascoltare Bublé, andiamo nella musica, ok, eccoci qua. Sentite come si ascolta bene, la musica si sente bene, il volume non è altissimo, ma meglio della qualità viva voce del telefono. Con le cuffie tutto migliora e devo dire che anche qua non è assolutamente male. Per quanto riguarda l'SMS, non vi ho detto che viene gestita anche qua molto bene la possibilità del dual sim, con anche qua la possibilità di decidere con che scheda mandare l'SMS, e poi tra l'altro la possibilità di aggiungere emoticons e anche apparati o comunque file multimediali per far diventare il messaggio un MMS. Questo telefono costa 99 euro, non ci sono particolari implementazioni da parte di Wiko, c'è solo un file manager e una guida introduttiva rispetto alla versione stock di Android, c'è però la radio FM che funziona bene. A questo prezzo soppianta di diritto il mio low cost Android preferito, che era finora il Huawei Y300. Qui abbiamo performance da medio di gamma a un prezzo alla portata di quasi tutte le tasche. Perfetto per chi ama Android e non vuole vivere troppo frustrato dalle scarse performance che si trovano su terminali di questo prezzo. Quindi io do un voto 10 al rapporto prezzo-prestazioni, anche per
perché Wiko garantisce assistenza in 72 ore in caso di qualsiasi problema sul dispositivo. Insomma, avete trovato il regalo di Natale per il parente rompiscatole che vi chiede sempre quale telefono comprare con 100 euro. Per HD Blog, Andrea Galeazzi.